Il progetto Parliamo di Futuro, formazione, lavoro, sicurezza, partecipazione, pensato per i ragazzi delle ultime classi degli istituti scolastici superiori delle province di Taranto e Brindisi, ha fatto tappa all'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Lentini Einstein di Mottola. Elaborato dalla CISL Taranto Brindisi insieme con la CISL Puglia, la CISL Scuola Territoriale e lo Sportello Lavoro, coinvolgendo l'INAIL di Puglia, l'idea di fondo del progetto è che gli stessi studenti, alle prese con l'esame di maturità, vivano anche l'imminenza di scelte che si rileveranno determinanti per la loro vita, sia che proseguono gli studi, sia che intendono spendere le competenze acquisite nel mercato del lavoro, preferibilmente nel proprio territorio. Il sindacato non si interessa soltanto di un lavoro, chi ha un lavoro, ma si interessa soprattutto di chi si candida a trovare un lavoro, e stiamo portando argomenti che interessano i ragazzi che tra un po' si dovranno approcciare o al mondo del lavoro o continuare, proseguire con percorsi di studio. Parliamo di formazione, di lavoro, di sicurezza sul lavoro. Noi con questi incontri innanzitutto stiamo riscontrando grande interesse, ma soprattutto portiamo all'attenzione dei giovani il futuro, il loro futuro. E mettiamo insieme la questione della formazione, il sindacato, quello che può fare il sindacato per loro, per esempio orientandoli, anche perché noi abbiamo istituito in Puglia, su input del livello nazionale della nostra confederazione, uno sportello lavoro che non è certo un ufficio di collocamento, ma bensì di orientamento. Agli studenti partecipanti è stato rilasciato un attestato relativo ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, un progetto importante come sottolineato dalla dirigente scolastica, la professoressa Antonia Lentini. Sicuramente è importante l'incontro con il sindacato, che non è solamente destinato ovviamente ad altre situazioni che già conosciamo, ma prevalentemente per l'orientamento formativo e lavorativo dei nostri ragazzi, tenuto conto soprattutto che i ragazzi di indirizzo tecnico e professionale si approcceranno quanto prima proprio al mondo del lavoro più degli altri. È per questo che il contributo, insomma, l'intervento oggi del sindacato, ma anche dell'INAIL, rappresenta un punto di forza sicuramente per questa giornata formativa.